Ciao a tutti, io sono Giuseppe Bonocore. Mi presento subito con la foto se non mi vedete bene in faccia, così almeno c'è lo zoom. Io di mestiere faccio l'architetto per Red Hat, quindi mi occupo di parlare di soluzioni software open source alle aziende tipicamente. Lavoro con l'open source da quasi una quindicina d'anni e da un paio d'anni faccio anche parte di Free Software Foundation Europe, che è l'associazione che poi mi ha invitato a parlare qua e che ringrazio. Cosa fa Free Software Foundation Europe? È un'associazione che sostanzialmente incoraggia e come dire, contribuisce allo sviluppo e al supporto del software libero, soprattutto in alcuni ambiti molto particolari, tipo le pubbliche amministrazioni. Quindi stamattina abbiamo degli interventi proprio in questo senso qui, quindi come dire, uno dei temi che noi seguiamo molto, molto da vicino. Free Software Foundation Europe ovviamente è una realtà di natura europea, però un'incarnazione italiana molto forte. Io faccio parte del club di Milano. In realtà c'è un club molto ben fornito, c'è una fondazione molto ben fornita qui in Sicilia e una delle più attive a livello italiano, quindi alla fine ci saranno i riferimenti e vi invito caldamente a partecipare perché si fanno un sacco di iniziative interessanti. Per esempio, l'iniziativa interessante che mi ha portato al Linux Day di Milano dell'anno scorso è questa, si chiama Public Software, Public Money, Public Code, scusate. È sostanzialmente un gruppo, tra virgolette, di pressione, nel senso positivo del termine, che vuole spingere le pubbliche amministrazioni ad adottare appunto per il software pagato con soldi pubblici un modello open source. Quindi non è questo l'oggetto della discussione, però è interessante darvi questo spunto e magari approfondirlo in seguito. Ripeto, abbiamo fatto una campagna molto come dire, in grande l'anno scorso, però insomma ancora il sito è raggiungibile, vi invito a dare un'occhiata. Un'altra cosa che per esempio abbiamo fatto come Free Software Foundation Europe è stata Ask Your Candidates, è stata la campagna che abbiamo fatto in occasione delle ultime elezioni, anche in questo caso una campagna di pressione, abbiamo mandato un questionario ai partiti politici che partecipavano alle elezioni per sapere loro cosa ne pensavano sull'adozione del software pubblico. Chiaramente ci ha risposto pochissimi, però è stato comunque molto interessante da fare. Fatta questa introduzione su cosa faccio io, vi volevo parlare di modelli di sviluppo. Quindi fino adesso abbiamo parlato di singoli progetti piuttosto che di prodotti software, adesso vediamo cosa c'è dietro, come si costruiscono, quali sono le architetture. Queste mie considerazioni vengono fuori da incontri che faccio appunto in contesti reali, quindi banche, grandi aziende e cose del genere. L'evoluzione dell'IT, punto di vista business, punto di vista background, dagli 80 a oggi, no? Quindi a grandi linee come sono fatti i sistemi. Adesso le immagini forse parlano poco, però il tema è anni 80, character oriented UI, quindi user interface a caratteri, c'era un problema in un impianto industriale oppure c'era bisogno di ordinare un pezzo, cos'è che si faceva? Si mandava, si diceva appunto a un addetto di vendita che mandava un fax e questo fax veniva, come dire, ricevuto da qualcuno che da un'altra parte gestiva il magazzino, le vendite, che imputava in una character user interface, quindi a caratteri su un monitor a fosforoni verdi o bianchi, e così andava avanti. Quindi parecchi intermediari, parecchio, ci si mette parecchio le mani. Graphical user interface, anni 90, cambia un po', l'ultimo salto è automatizzato, quindi c'è un fat client o comunque un programma che è in esecuzione su una macchina che direttamente può imputare un ordine, ma magari i primi passaggi sono ancora manuali o semimanuali. Anni 2000, web, esplosione del web, non c'è più bisogno di avere un impiegato dall'altra parte della cornetta che prende il nostro ordine e lo imputa ad un sistema, ma da remoto, se abbiamo bisogno di un pezzo dalla nostra fabbrica, possiamo direttamente metterlo su un sito web. Mobile. Si salta addirittura l'utilizzo del laptop, siamo intorno al 2010, e direttamente da dentro l'impianto si può piazzare un ordine o insomma dare un'informazione fuori. Guarda il caso, oggi ne parlavamo proprio adesso, IoT, non c'è più bisogno dell'omino, quindi in automatico l'impianto ha un malfunzionamento e può ordinare un pezzo. Quindi la buona notizia è che ci estingueremo tutti, perché come vedete non ci sono più omini nell'ultima parte, quindi le macchine avranno il sopravvento. No. Perché ci diciamo questa cosa? Perché l'impatto modello del software e come dire, nelle architetture che lo vanno a realizzare ha un impatto sulle aziende, no? Cioè, se vedete le aziende che realizzavano quei sistemi lì, alcune sono rimaste, tipicamente IBM che faceva i mainframe, però molte si sono estinte, no? Con le evoluzioni ne sono venute di nuove, quindi che
che ne so, quando è arrivato il web, aziende tipo VMware piuttosto che altre sono venute alla ribalta, mobile ne sono venute altre, adesso con la IoT ne stanno venendo delle altre. Quindi il modello, qual è il senso di questa cosa? Che il modello sia di business che di architettura software che c'è dietro influenza poi pesantemente quelli che sono i player che emergono da questo modello, proprio perché quelli che sono in grado di adeguarsi o, come dire, di seguire questi modelli poi hanno la meglio e magari quelli che invece non sono in grado in qualche modo si estinguono. Qual è il modello di sviluppo? Cosa è cambiato in questi anni? Come li abbiamo realizzati questi software qua? Beh, prima si parlava di software, il collega parlava di software nelle pubbliche amministrazioni e diceva che ci si mette a fianco il tecnico con chi utilizza il software, gli si dà una martellata quando non va, si fa una fix, si rilascia, eccetera. Bene, questo probabilmente è il modello di sviluppo più antico del mondo, lo potremmo chiamare code and fix, normalmente si chiama code and fix, ha un ciclo di feedback molto breve, però sostanzialmente nessuno decide a priori cosa si deve fare, no? Quindi si comincia a fare un software sulla base di quello che uno ha capito, lo si dà in mano a chi lo deve provare dice che non funziona, si ritorna indietro e così via, quindi non c'è un'analisi. Immaginatevi dovessimo costruire una casa usando una cosa del genere, verrebbe un cataclisma, no? Crollerebbe, muri storti, quindi non c'è assolutamente una fase di analisi. E infatti questa è l'immagine che ho rappresentato del povero utente che è nel ciclo del code and fix, sia chi lo sviluppa che chi lo deve poi utilizzare, insomma, non è particolarmente soddisfatto. Dove si è andato? 1960, no? Questo è addirittura un workflow di sviluppo anche per cose che non sono software, no? Per cose di natura industriale, il waterfall è abbastanza famoso, modello di sviluppo a cascata, quindi sequenziale. Ci sono delle fasi molto rigorose, di analisi delle quali, della soluzione, l'implementazione, i test, bla 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 bla, quindi una serie di fasi che una presso all'altra in cascata vanno eseguite per arrivare al prodotto finito. Questo software, questo modello qua l'ha inventato questo signore, cioè non l'ha inventato, diciamo che è stato uno dei primi a teorizzarli, questo signore si chiama Winston Royce, se cercate in giro ci sono ancora i suoi paper originali in giro, e questa è un po' la sua reazione anche quando dicono quanto è dinamico questo modello. Quasi, insomma, abbastanza dinamico, però se da qualche parte qua mi accorgo che per esempio ho fatto un errore nella fase di requirement, in teoria il ciclo di feedback è abbastanza lungo, dovrei arrivare fino alla fine per poi ricominciare con i nuovi requirement, eccetera. Quindi, bellissimo modello, ha il merito di aver messo l'accento sulla parte di requisitazione, analisi, eccetera, è un po' rigidino, quindi ancora diversi usano anche il code and fix, però non è diciamo, il non plus ultra. 2001, ha già il manifesto, un gruppo di hippie si riuniscono in una campagna degli Stati Uniti e dicono il waterfall non ci soddisfa fino a un certo punto, vogliamo un po' cambiare punto di vista, quindi non più l'accento sul processo di sviluppo del software, sulle fasi di sviluppo del software stesso, ma dei principi, quindi vogliamo collaborare, vogliamo la responsabilità decentralizzata, sì, i processi sono importanti, ma sono più importanti le persone. Quelli che sono dei detrattori, l'Agile in realtà non è un reale modello di sviluppo e di programmazione, ma è un set di concetti da cui poi sono venuti fuori lo Scrum, l'Extreme Programming, vari progetti, però chi è detrattore dell'Agile dice che è fragile programming, no? Nel senso che non dà degli enforcement veri e propri nelle fasi e quindi alla fine uno finisce per continuare a sviluppare in maniera un po' artigianale, semplicemente saltando delle fasi perché non è forzato a fare una requisitazione fatta bene, un disegno fatto bene, quindi anche questo diciamo ancora oggi usato in varie sue incarnazioni, però insomma mostra qualche crepa. Finalmente arriviamo al DevOps, la soluzione a tutti i mali, il talk si chiamava DevOps Microservices Silver Bullet, vi riservo alla fine, molti di voi già se lo immaginano, però diciamo che DevOps è visto per un po', per molti di noi, per molte delle aziende, dei clienti con cui lavoro, come il Silver Bullet, no? C'hanno dei problemi giganteschi di organizzazione, però se adottassero il DevOps risolverebbero tutto, come la pallottola magica, la pallottola d'argento che ammazza i vampiri. In realtà ovviamente lo spoiler è che non è così. I lupi mannari, giusto, i vampiri ci vuole il paletto di Frassi, no, nella letteratura. Cosa di diverso il DevOps rispetto a quello che ci hanno detti adesso? Che stabilisce delle fasi, quindi esattamente come il waterfall, però c'è un ciclo di feedback, un loop di feedback molto stretto e soprattutto iterativo, quindi continuamente si produce software, lo si analizza e in maniera molto stretta si piglia dei feedback e lo si rimette a posto. Un altro grandissimo merito che ha è che già nel nome, ma in realtà anche di più nella metodologia, mette al tavolo non solo chi lo sviluppa ma anche chi lo dovrà esercire quel software, quindi a priori ci dobbiamo preoccupare non solo di
coprire quello che ci viene chiesto di sviluppare, ma anche di come questo verrà gestito, e questo è un cambio di paradigma abbastanza importante. L'idea è questa cosa qua, no? Evitare che alle 5 del pomeriggio del venerdì lo sviluppatore butta un pacchetto agli operation e poi sono fatti loro, non funziona, io sono già andato a farmi il mio weekend. No, non è così. Che cos'è il DevOps? Cosa ci vuole per fare il DevOps? Queste sono voci più o meno vere o verosimili che trovo dai miei clienti. Dice: no, sì, ma noi abbiamo Jenkins, facciamo le pipeline, quindi siamo DevOps. No, non è esattamente così. Il DevOps è un po' un mischione tra le due cose, cioè c'è una filosofia e ci sono dei tool. L'uno senza l'altro non vive tanto, quindi se uno adotta solo i tool, che adesso magari vediamo un attimo in dettaglio quali possono essere, non è detto che insomma poi riesca a fare il DevOps correttamente. L'obiettivo è rompere questo muro tra il dev e l'ops, il wall of confusion, e insomma farli vivere felici e in armonia nel mondo dell'open source. Perché il DevOps ha a che fare con l'open source? Fino adesso ci siamo detti cose astratte, tra virgolette, ma adesso cerchiamo di calarlo. Perché DevOps e open source si amano, secondo me, ma secondo non solo me, poi nelle slide ci sono una serie di riferimenti degli articoli che vi invito caldamente a leggere. Perché sostanzialmente alcuni dei requisiti culturali, filosofici che ci sono dietro il DevOps mappano uno a uno col mondo dell'open source, no? Cose tipo scambio libero, quindi non è che perché io sono dev e quell'altro è ops, allora io non posso mettere bocca in come lui gestirà l'applicazione o non posso mettere bocca in come verrà sviluppata, no. C'è uno scambio libero, è come dire antigerarchico, tutti più o meno hanno voce in capitolo sulle scelte. C'è quindi la partecipazione, no? Perché si dice, se leggete qualche articolo in giro sul DevOps, si dice che lo sviluppatore dovrebbe essere on call quando l'applicazione è giù, quindi c'è una partecipazione molto stretta che ricorda molto quella delle community. C'è il tema del rapid prototyping, abbiamo detto che la caratteristica fondamentale è che i cicli di sviluppo sono molto stretti, per cui, come dire, così come nelle comunità open source, si rilascia tanto, si committa tanto, perché c'è il concetto di avere il feedback prima possibile. Meritocrazia, come nelle comunità open source, anche nel DevOps, insomma, in teoria solo i migliori vengono scelti per adottare questa filosofia, perché appunto, come dire, necessita di grandi responsabilità, e il senso di comunità, no? Il DevOps funziona tanto se si creano delle community. C'è anche il viceversa, no? Cioè, è vero che dal punto di vista filosofico ci sono delle similarità, vediamo dal punto di vista degli strumenti software. Se voi andate a parlare con qualcuno che implementa il DevOps in azienda, in una software house o che lo vuole implementare, questi loghi qua più o meno vengono fuori. Guarda caso, tutti questi loghi qua sono open source. Ho fatto una come dire, selezione, non so quanti di voi ne riconosciate, probabilmente ne riconoscete diversi. In realtà la galassia di software, come dire, orientato allo sviluppo di natura DevOps, grosso modo ha quasi software open source al suo interno. Questi loghi che ho qui rappresentato sono quelli principali. Il primo è Jenkins, lo conoscete, un software che fa automazione, diciamo, no? Che serve a gestire build e pipeline. GitLab, c'è un talk su Git che non parla di GitLab, però insomma è quello un po' il senso, quindi source code repository, però fatto in maniera decentralizzata, diversa, è quasi un prerequisito per il DevOps. Anzi, una delle parti fondamentali del DevOps è che tutto deve essere e c'ha una montagna di problemi che sono simili a tutti i problemi che abbiamo noi che lavoriamo nel mondo IT. Bassa qualità del software, di patch, sono sempre in ritardo, eccetera. E lui, attraverso una serie di tecniche che poi sono quelle del DevOps, arriva a ottenere il miracolo che ci rilasci in produzione al giorno, che è una cosa folle in alcuni contesti. Ho clienti che rilasciano una volta l'anno, se va bene, no? Quindi questo è quello dove si vorrebbe tendere. Qui entrano i microservizi. Quindi il DevOps, tu dovresti avere un'organizzazione snella che deve rilasciare tanto, così ti accorgi se ci sono le cose che non vanno, se le applicazioni sono fatte bene o no. Come fa a fare tante volte? Insomma, da teorici dell'informatica ci viene in mente, beh, se riduciamo un po' lo scope delle cose che rilasciamo, quindi non facciamo dei programmi che fanno tante cose, ma facciamo tanti piccoli programmi che fanno una cosa, forse è più facile ridurre quello che in inglese si chiama il time to value, no? Cioè il tempo che intercorre quando io ho questa idea in produzione. Se io posso focalizzarmi e implementare
solo il pezzettino che implementa la mia idea e non devo pensare a tutto il sistema, e forse riesco insomma a fare prima, no? Quindi i microservizi sono un po' fondamentale, l'uno dall'altro, no? Cioè quando si parla di DevOps, microservizi sempre entrano nel radar e viceversa, no? Il DevOps è visto un po' come prerequisito per chi vuole fare microservizi. Brevissima storia del microservizio, da dove viene fuori? Un po' delle cose ce le siamo dette, invenzione del DevOps nel 2009, in realtà anche da prima se ne parlava in altri contesti, Netflix gioca un ruolo importantissimo perché è uno dei primi grandissimi player a mettere il suo software completamente nel cloud su Amazon. Thoughtworks, che è un'azienda che si occupa di fare indagini nel mondo dell'IT e dire cosa va di moda, comincia a nominare il tema dei microservizi nel 2012, quindi un'era geologica fa se consideriamo i tempi dell'IT. Il primo articolo propriamente detto che definisce più o meno bene cosa sono i microservizi è del 2014 ed è il signor Martin Fowler, per chi non lo conoscesse è il guru totale del design pattern e tutto quello che viene dopo, quindi qui diciamo che c'è il battesimo ufficiale del microservice, parliamo di 4 anni fa. Concetto fondamentale, lo accennavo prima, però è importante metterci l'accento sopra. Snowflakes versus Phoenix. Che cosa c'entra? Cosa sono fiocchi di neve contro la fenice? Una delle caratteristiche dei microservizi, ed è spiegata in quell'articolo lì, è che i nostri server, il nostro software, non deve essere come un fiocco di neve. Cioè non deve essere una cosa che è unica a sé. Quindi il mio servizio, quando cioè le capabilities del microservizio, che adesso non riusciamo a vederle tutte nel dettaglio, però sono tutte quelle cose che messe intorno a un software, che può essere scritto in vari linguaggi, qua avete citato Spring Boot, Go, Node.js, Vertex, vari framework e runtime, se non ci si mettono intorno queste capability, che possono essere fatte o dentro il mio microservizio o fornite dalla piattaforma, beh, difficilmente si riesce a ottenere quel livello di sicurezza che dicevamo, no? Che ci consente di rilasciarlo 10 volte al giorno. Questa è una citazione dall'articolo che vi dicevo, quindi microservice prerequisiti, Martin Fowler dice cosa serve per fare un prerequisito e fa il paragone con le montagne russe, no? Cioè per fare microservizi è bello, rilasci tanto, è un'infrastruttura solida, però devi essere almeno alto così. Cioè non è una cosa per tutti, ma non perché devi essere bravo o devi essere più figo degli altri, ma perché devi avere una serie di requisiti sia di tua infrastruttura che di organizzazione, che sono seri, cioè tu devi adottare l'automazione, quindi quello che dicevamo prima, i tuoi server devono essere delle fenici, non devono essere dei fiocchi di neve, devi risolvere il problema di DevOps, cioè si devono parlare, non è che ognuno può fare il fatto suo, piuttosto che, non lo so, devi creare il self-service, bla 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 bla, però c'è una serie di caratteristiche che sono il minimo, no? Per affrontare uno sviluppo di tipo microservizi e quindi devi essere almeno alto così, non è per tutti. Da quando sono nati i microservizi, più o meno si sono identificati dal punto di vista poi sistema operativo, piuttosto che infrastruttura, con i container, no? Cioè il microservizio è circa uguale al container. Oggi più o meno tutti in giro come letteratura riconoscono il fatto che il modo migliore per deployare un'applicazione a microservizi è far sì che ogni microservizio stia all'interno del suo container. Per container stiamo parlando ovviamente non di questo, ma dei container di Linux. Ora, probabilmente quando io dico container di Linux, tutti viene in mente la parola Docker, no? Che è il formato più in voga, in questo momento è quasi un sinonimo. Però la notizia di oggi, del 2018, è che container non è più così uguale con Docker. Perché? Intanto Docker non ha inventato il container. Docker il suo rilascio è nel 2013, allora non si usava neanche per farci microservizi, è una cosa che è venuta fuori, ma i concetti che stavano dietro al tema del container sono ben più vecchi. Qui è citato Linux Container come progetto LXC, che è dell'agosto del 2008, ma in realtà se andate a vedere prima concetti tipo chroot piuttosto che le zone su Solaris sono qualcosa di estremamente simile, no? Cioè confinare un processo per renderlo gestibile come avesse un sistema operativo tutto per sé, banalizzando, come fosse una mini virtual machine. Tornando al topic, Docker rilascia nel 2013, cos'è che rilascia se i container già c'erano? Rilascia un modo semplice per formattarli, no? Cioè rilascia un formato di file, che è il Docker file, per chi ci avesse un po' di dimestichezza, che è un modo semplice per condividere le informazioni sul container. Rilascia un runtime, una serie di cose, ma insomma ha il merito di
aver semplificato l'accesso a una serie di tecnologie che già c'erano, no? E quindi container per un po' è stato sinonimo con la parola Docker. Poi però sono successe un po' di cose anche brutte rispetto alla comunità open source, ci sono state delle collaborazioni che non sono state perfette tra Docker come company e la comunità open source, e quindi ci sono state una serie di mosse. Una mossa è stata la creazione della OCI, dell'Open Container Initiative, perché similmente a quanto è successo con Linux nei primordi, non si voleva che uno solo fosse depositario di una tecnologia, ma si voleva creare un consorzio, no? Quindi se io voglio fare il mio runtime di container, lo posso fare, c'è uno standard, si chiama OCI, lo posso fare. Quasi contestualmente si è creata una foundation, analoga e gemellata, se volete, alla Linux Foundation, si chiama Cloud Native Computing Foundation, vi invito come dire, vivamente a seguire le loro attività, perché sono loro che poi stanno definendo gli standard di come si fanno le applicazioni oggi. E da questa sono nate anche una serie di cose. Innanzitutto nel 2017, quindi l'anno scorso, c'è stato il fork di Docker nel progetto Mobi, che sarebbe la parte completamente upstream, completamente comunitaria di Docker. Ma alternativi, qui ne cito tre, Bilda, Podman, Cryo, che sono, nascono nel cappello dei progetti sponsorizzati da Red Hat e sono fondamentalmente delle implementazioni di OCI senza Docker, quindi libere da Docker. Potete fare container senza usare Docker con delle utility più o meno altrettanto semplici. Però un altro tema fondamentale è che il microservices col container è il suo, so che sto correndo, mi hanno chiesto di stare nei 50, poi Marcello dice che mi offre un caffè se ce la faccio, quindi... No, scherzo. Quindi microservices come runtime, abbiamo detto, uno a uno col container, no? Un microservice lo sviluppo nel linguaggio che voglio io, sto attento che sia una Phoenix, uno Snowflake, tutta una serie di cose, lo metto dentro un container. Microservices ci portano però al problema dell'informatica antichissimo, che è il distributed computing. Se io da togliere un'unica applicazione che ha tutti i difetti che abbiamo detto prima, la spacchetto in 10, 20, 50, 1000 microservizi, e questi si devono parlare tra di loro, li devo gestire in scala, devo far sì che tutti riescano a parlare con tutti, che se uno parte prima di un altro non c'ha problemi, eccetera, eccetera. Quindi i microservizi in scala, in applicazioni reali, in contesti reali, tipo Netflix per esempio, anche Google, c'ha tutta la sua infrastruttura di microservizi, pongono dei problemi seri sul distributed computing. Distributed computing, questa è una pagina di Wikipedia che è fantastica, racconta le falle, gli inganni del distributed computing. C'è anche questa bellissima immagine dell'unicorno che non so come sia collegata, però vabbè. E le fallacy, gli inganni degli distributed computing quali sono? Sono quelli che facciamo tutti se scriviamo un'applicazione che deve parlare sulla rete. Prima si parlava di IoT, che è anche un esempio, come dire, fondamentale di applicazioni distribuite sulla rete, cioè la rete è affidabile, non è mica vero, cioè se uso una SIM per collegare un sensore che sta da una parte, magari in quel momento lì cade il ripetitore e non c'è più la rete, quindi la mia applicazione deve essere in grado di gestire il fatto che la rete non sia affidabile. E la latenza è zero, uguale, la banda è infinita, magari c'è un, come ci raccontava prima il collega, c'è un problema di costi, la banda è poca perché sennò mi costa tanto, eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente gestire microservizi non è facile, perché bisogna andare contro a queste fallacies, a questi inganni del distributed computing, quindi bisogna trovare degli strumenti, dei mezzi per affrontarli. Quali sono questi strumenti? Qua ve ne racconto alcuni molto brevemente. Uno dei primi l'ha sviluppato Netflix, si chiama Istrix, e implementa quello che si chiama il pattern del circuit breaker, cioè quel pattern per cui se un'applicazione deve parlare con un'altra ha dei meccanismi di difesa per proteggersi dal fatto che questa applicazione possa essere giù o possa rispondere lenta o una serie di altre cose, in maniera tale che un malfunzionamento su un pezzo della mia infrastruttura, quindi su un microservizio che parla con i sensori, magari sia gestito in maniera graceful, quindi invece di far piantare tutto il mio portalone con tutto, dico da quel sensore non ho dati. Sembra una banalità, ma quasi nessuna applicazione dei clienti con cui lavoro implementa correttamente una cosa del genere. Quindi questo è un primo timido tentativo del 2012. 2014 nasce un progetto che adesso credo sia il terzo più committato su GitHub, comunque uno dei più attivi, si chiama Kubernetes. Cosa fa? Orchestra e container. Quindi si occupa in scala di gestire cose tipo come si comunicano tra di loro i container, come gli attacco uno storage a un container, quindi gli metto sotto il naso un disco, visto che il container, vabbè, non l'abbiamo detto, però diciamo che tendenzialmente sarebbe un oggetto effimero senza file system. Piuttosto che come faccio a assicurarmi che un container sia su e se cade mi venga riavviato, tutte cose che Kubernetes ha affrontato, sta affrontando, e non sono problemi semplici. Quindi se io facessi un'applicazione a microservizi,
preferirei riciclare l'esperienza di loro invece di riscrivermi alcune di queste soluzioni. 2015, Kubernetes entra nella Cloud Native Computing Foundation e, come vi dicevo, in realtà là dentro c'è una galassia di progetti, anche tutti gli altri che veniamo qui a destra sono citati dentro le loro mappe. 2015 nasce OpenShift, estensione di Kubernetes. Kubernetes è un container as a service, quindi offre una serie di servizi propedeutici al container, quindi, come ci hanno detti, li fa parlare tra di loro, bla 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 bla. OpenShift, che vi invito a vedere, il progetto comunitario si chiama OKD, OpenShift Kubernetes Distribution, è un platform as a service, cioè estende un po' le capability di Kubernetes, dà di cose in più che servono a chi sviluppa, tipo mi dà una mano a costruire i container partendo dal codice sorgente, potrei non sapere come si impacchetta un container, uso una funzionalità di OpenShift che lo fa per me, piuttosto che mi dà una mano a far entrare le connessioni dal mondo esterno, quindi da un URL verso Kubernetes, verso la mia rete di microservizi, estende un po' le funzionalità fino ad arrivare alle cose più specifiche rispetto al problema che ci siamo proprio del distributed computing della rete vera e propria. Envoy e Istio sono le due librerie, due progetti più interessanti in questo ambito qua, implementano un pattern particolare che è quello del sidecar, quindi accanto a ogni container ce ne mettono un altro che si occupa di fare delle cose e ci aiutano a implementare dei pattern complessi tipo il microservizio tizio lo voglio solo far parlare col microservizio Caio, oppure voglio che mi faccia solo un tot di chiamate, oppure voglio securizzare la chiamata tra i due senza che loro se ne accorgano, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, se vi ricordate lo schemino delle microservicilities, no? Delle capabilities intorno al microservizio, pian piano tutti questi oggetti che si mettono attorno al microservizio le stanno implementando, no? Ci aiutano a fare, che ne so, il login distribuito me lo fa Kubernetes o OpenShift, piuttosto che la comunicazione tra di loro me lo dice qualcun altro. Io mi posso concentrare a sviluppare solo la business logic, no? Solo la parte centrale. Tutto molto bello, quindi ci hanno detti microservizi, DevOps, Silver Bullet, finché non arriva questo articolo, maggio 2018, del CTO di Thoughtworks, quindi una persona che ha un'influenza sul mondo dello sviluppo molto grande, che dice microservice arriveranno mai in adopt? Adesso, per chi non sapesse Thoughtworks pubblica un radar, una cosa gratuita che tutti potete scaricare, un paper, uno studio, in cui dice le varie tecnologie in che fase di maturità sono. E quando una tecnologia arriva alla fase di adopt, vuol dire che è un must. Per esempio Linux, credo, adesso non so se hanno mai fatto un paper su Linux, però Linux in ambito server è in adopt, no? Cioè, se io non ho dei constraint e devo fare un'applicazione server side, la farei su Linux. Cioè, i microservizi sono stati molto cauti, hanno detto sì, sono fighi, intelligenti, sono un modello saggio per sviluppare, deployare le cose in maniera rapida, però forse in adopt non ci arriveranno mai. Vuol dire che non sono buoni, che verranno buttati via? No. Vuol dire che, tornando a quella slide della montagna russa, lo dovresti fare soltanto se hai una serie di prerequisiti prima. E qui arriviamo alla Silver Bullet, me lo chiedeva anche Marcello prima, diciamo, ma sti lupi mannari. La fine Silver Bullet la sappiamo tutti, l'arma magica che serve appunto a risolvere tutti i problemi, la panacea di tutti i mali, e la verità è che non c'è, non è il DevOps, non è il microservice, sono tutte delle ottime pratiche, quelle che ci hanno detti, l'automation, stare attenti al network, cicli di loop veloci, eccetera, eccetera, ma non c'è nessun manuale, segui tutti questi step e hai risolto tutti i problemi, bisogna affidarsi al buon senso, bisogna studiare tanto, conoscere tutte queste tecniche e caso per caso decidere qual è la più opportuna per il nostro use case. Io vi lascio con i contatti di Free Software Foundation, penso di essere stato abbastanza nei tempi, e se avete domande sono qua. Grazie.